Shalom a tutti, siamo in mezzo al capitolo 26 di Tanya e l'Alter Rebbe ha parlato ieri di quanto importante è la gioia, che per vincere la battaglia contro la nostra inclinazione negativa, contro la nostra anima animale, bisogna essere con gioia, che la gioia ti dà la sveltezza di muoverti e l'agilità. La voglia di combattere, anche se abbiamo tutte le forze dell'anima divina per sfruttarle, ci vuole la gioia. Adesso l'Alter Rebbe, nella seconda metà di questo capitolo, ci spiega come avere la gioia nonostante tutti i problemi della nostra vita quotidiana, che non sono pochi, possono essere tanti, grandi e forti, e ci assillano. Ci sono problemi reali e ci sono problemi immaginari, ma alle volte ci sono proprio dei problemi che sono veramente reali. Non è solo, ah sì, pensa bene, andrà bene. Uno magari ha veramente delle sofferenze di salute, di panassà, di sostentamento, altri, o magari problemi familiari, con la moglie, con i bambini. Problemi seri. Allora l'altra dice, qual è il consiglio per liberarsi di tutte queste preoccupazioni? Tutte preoccupazioni materiali? Perfino le preoccupazioni di figli, famiglia, salute e sostentamento, cibo. Allora, per liberarsi di tutto questo, di tutte queste preoccupazioni, bisogna ricordarsi quello che i nostri saggi dicono. Il Talmud dice che Shem shevarecha la tova, mevarecha la ra. Come una persona fa una berachah, una benedizione, sulle cose positive, ringrazia Dio, così deve ringraziare Dio anche per le cose negative. La domanda è, chiede il Talmud, ma sono due benedizioni diverse. Quando hai vinto la lotteria, hai ricevuto una grande eredità, fai una bracha, hatov ametiv. Quando c'è una cosa negativa, si fa la bracha, baruch dayan emet. Allora cosa vuol dire che, come che fai una benedizione, fai per uno fai per l'altro, sono due benedizioni diverse. Risponde il Talmud, no, è vero che le benedizioni sono diverse, ma qui si tratta della gioia. Devi benedire Dio con la stessa gioia che avevi nel momento di felicità, la stessa gioia devi benedire Dio anche nei momenti di grande tristezza, di grande dolore, di grande sofferenza. Perché? Per cui noi dobbiamo, il Talmud ci dice che noi dobbiamo accettare tutto quello che accade con gioia. Perché? Gamzul e tova, anche questo è buono. Solo che non è un bene rivelato per i nostri occhi di carne. Perché è un bene talmente elevato che si chiama che deriva dall'alma di Itkassia. Alma di Itkassia nel linguaggio della Kabbalah significa il mondo nascosto. Cosa vuol dire il mondo nascosto? Il mondo rivelato è la parte inferiore del tetragramma. Il mondo nascosto è la parte superiore del tetragramma. Il tetragramma è il nome di Dio che è composto da quattro lettere, Yud, Kei, Vav, Kei. Le prime due lettere sono legate al mondo nascosto, sono troppo elevate per rivelarsi, almeno in maniera comprensibile. Le seconde due lettere sono legate al mondo rivelato, possono rivelarsi. E dunque, le cose che sono bene, che un bene comprensibile, derivano dalla parte inferiore del tetragramma, Vav-Hei. Le cose che sono un bene incomprensibile, per cui noi lo percepiamo come male, ma in realtà è un bene molto più elevato, talmente elevato che non è comprensibile, che non è rivelato. E deriva dal mondo nascosto, Alma di Itkassia, che è la prima parte del tetragramma, è la Yud-Kei. E questo che dice il versetto, c'è scritto un versetto nei Salmi, che dice Ashrei hagever asher te'aseh nuka, beato l'uomo che Dio lo fa soffrire. E quando dice Dio, non dice Dio normalmente, ma dice Yud Kei, le prime due lettere del tetragramma, che anche quello è un nome di Dio, per sé. Praticamente intende dire che se non, se anche le sofferenze derivano dal mondo nascosto da Yud Kei, beato l'uomo che ha questo. E
E per questo dicono i nostri saggi che quelli che gioiscono nelle sofferenze, nonostante sono sofferenze, loro gioiscono, sono coscienti delle sofferenze, ma lo stesso sanno che viene da Dio, gioiscono. Su di loro il versetto dice: O Avav, che zezza shemesh figurato, i suoi amati, no, scusa, quelli che lo amano, è come il sole esce nella sua forza. Cosa significa come il sole esce nella sua forza? C'è un versetto che dice Ki shemesh umagen avai Elohim. Praticamente il sole ha un astuccio, una protezione che ci protegge dalla forza del sole. Perché se i raggi del sole arriverebbero direttamente su di noi, ci avrebbero bruciati. Allora ci sono nell'atmosfera delle protezioni che filtrano i raggi del sole. Così, Havaie e Elohim, i due nomi più popolari di Dio, più comuni, uno è il tetragramma, l'altro è il nome di Elohim. Il tetragramma è come il sole, un'energia fortissima, può bruciare, può annullare tutto. Il nome di Elohim è come una barriera che nasconde questa energia fortissima e la limita quello che noi possiamo accettare, come gli occhiali da sole del saldatore che sono scurissimi, o il vetrino per vedere il sole quando c'è l'eclissi del sole. La stessa cosa, il nome di Elohim nasconde tutto così che possiamo vedere, accettare, sostenere, non essere annullati, continuare a vivere come un'esistenza per proprio. Allora, dice la Terebbe che la gioia, c'è scritto nel versetto che quelli che gioiscono nelle sofferenze è come che il sole nella sua forza. Cosa vuol dire come il sole nella sua forza? Quando arriverà Mashiach, il sole non sarà più filtrato, nascosto come è adesso, uscirà nella sua forza. Adesso un sole così forte può bruciare. Effettivamente Talmud dice che i Reshaim, i cattivi, verranno puniti con questo sole fortissimo e i tzaddikim verranno guariti. Però Dio darà la forza ai tzaddikim di sostenere, di ricevere questa rivelazione enorme e non essere annullati. Questa forza arriva in merito a cosa? In merito al fatto che in questo mondo materiale loro hanno gioito nella sofferenza, perché sapevano che viene da Dio. Quando uno è triste, cosa vuol dire? O pensi che non viene da Dio, e dunque è proprio eresia, o pensi che ti meriti di meglio, Dio ha sbagliato a fare i conti, comunque è eresia. Se uno sa che tutto è provvidenza divina, che Dio sta facendo questo adesso, e che Dio veramente mi ama e dunque ogni cosa che fa lo fa a fin di bene, non solo a fin di bene, ma questo stesso è bene, allora gioisce. Perché? Perché ha fiducia in Dio, non perché capisce, perché la sua comprensione è limitata. E dunque, quando uno si concentra su se stesso, sulle cose materiali, piange, soffre, ah, sto soffrendo, non è giusto, qui là. Quando uno si concentra sulle cose spirituali, sulla vicinanza a Dio, dice, vabbè, anche se soffro fa niente, l'importante è sono vicino a Dio. Per cui preferisco la vicinanza spirituale a Dio che la vicinanza, che la comodità materiale. Allora Dio ci ricompensa alla stessa maniera, quando arriva Mashiach, e ci sarà questa rivelazione fortissima, Dio ti dà la forza di accettare questa rivelazione e non essere annullato. E adesso vediamo dentro nel Tanya. Dice altrettanto così, che la gioia deriva, perché uno gioisce nelle sofferenze? La gioia deriva dal fatto che lui ama Dio più di tutta questa vita materiale, più di tutto il mondo. Tutte le belle cose che ci possono essere nel mondo non lo attraggono come Dio lo attrae. Dio lo attrae, è la cosa principale, tutto il resto delle cose le usa soltanto per servire Dio, non è attratto a mangiare, bere, dormire, eccetera. Come dice il versetto, Ki tov chasdecha mechaim, che la tua bontà, cioè la vicinanza a Dio, è più preziosa della vita. Adesso, dove c'è più vicinanza? La vicinanza a Dio
è illimitatamente più forte, più elevata nel mondo nascosto. Perché? Perché lì nel mondo nascosto è nascosta la gloria di Dio. Come è scritto nel versetto, Yosheb Beseter Elyon. Dio siede in un posto molto elevato, molto nascosto. E dunque quelli che gioiscono nella sofferenza, gioiscono nella vicinanza a Dio, anche se è nascosta, se non è rivelata. Per cosa ricompensa? Meriteranno, e quando il sole esce nella sua gloria, potranno sostenere e ricevere questa rivelazione. Perché allora si rivelerà il mondo nascosto, Alma di Itkassia, e illuminerà con una forza fortissima a tutti quelli che hanno avuto fiducia in Dio e si sono nascosti sotto di lui, cioè per dire, sono rimasti vicini a Dio nonostante le sofferenze. E qui usa il linguaggio Mistofefim Betzilò, che erano nascosti nell'ombra di Dio. Cosa dire nell'ombra di Dio? Perché non era un bene rivelato, un bene ovvio. È un'ombra, non è una luce chiara che veramente sì, questo è bene, è ovvio e chiaro. No, se tu guardi superficialmente è negativo. Ma se guardi profondamente, sai che questa è bontà di Dio e sai che questo è positivo. E dunque, quelli che non sono stati superficiali, che hanno guardato le cose profondamente, hanno saputo che ogni cosa che ci accade nella nostra vita è per volontà divina, ed è Dio, è l'essenza del bene, e dunque tutto quanto è bene, quelli che hanno avuto questa grande fiducia e nonostante le sofferenze sono rimasti vicini nell'ombra di Dio, cioè non era una luce rivelata, era ombra, allora loro meriteranno di sopportare e sostenere questa rivelazione enorme che ci sarà quando arriverà Mashiach.